Abbiamo il piacere di essere qui insieme a un campione italiano di Superpiuma, Giuseppe Carafa, Luigi Ugento. Noi siamo all'interno dell'Ecoresort di Sirene di Gallipoli. Lui al secondo tentativo è riuscito a conquistare questo importante titolo per lui e per la sua carriera, ovviamente. Certo, sì. È stato il secondo tentativo. Abbiamo provato insieme al mio staff, insieme alla Blue Box di Copertino, fine anno scorso a conquistare questo titolo, che è andata oltre le aspettative, sì, ma abbiamo perso ai punti con un valido avversario, Michael Magnesi, oggi campione del Mediterraneo, quindi un pugile anche lui in crescita, un amico. E questo secondo tentativo, in quel di Follonica, Grosseto, siamo riusciti abbiamo tentato l'impresa e siamo riusciti nel tentativo. Che L'avversario match è stato? è stato un match studiato innanzitutto perché conoscevo il mio avversario e con il mio allenatore e tutta l'equipe, con Francesco Stefani, ci siamo messi a lavorare su questo match. Ho dovuto reimpostare tutto perché io ero un pugile, come si dice nel gergo, uno schermitore, un pugile da distanza, tecnico, eccetera. Abbiamo lavorato su una box diversa, una box d'attacco, una box con un ritmo più alto, infatti ho dovuto lavorare anche molto atleticamente. Ho seguito la lettera e i consigli del mio angolo, del mio istruttore, ed è andato tutto alla grande. Quando ascolti l'angolo è difficile che vada male le cose. Complimento più bello che hai ricevuto in questi giorni. Ma il complimento più bello, senza dubbio, dal mio maestro, perché quando riesci a eseguire alla lettera quello che ti viene detto all'angolo è una grande soddisfazione. E poi l'affetto di tutti, di tutti gli amici, sia di Parma, perché io studio a Parma, sia di Parma che di giù, di qui, la mia ragazza che mi ha sopportato più che È altro, supportato. più sopportato che Più supportato, supportato. in questa fase di preparazione che ero veramente insopportabile, la mia famiglia con l'alimentazione, il mio nutrizionista. Un po' l'affetto di tutti, questo titolo è un po' di tutti, va. Pensiamo Adesso quali sono i tuoi programmi, i tuoi progetti per il futuro? già alla difesa del titolo, penso che a breve avremo informazioni riguardo la difesa, perché ora da campione, no? È difficile arrivare in vetta, come si vuol dire, la cosa più difficile è restarci. Mantenerla, sì. Quindi pensiamo già alla difesa, più in là si vedrà se punteremo a titoli internazionali, a qualcosa di internazionale, insomma. A chi vuoi dedicare questa vittoria? Questa vittoria, come dicevo prima, è un po' di tutti, la voglio dedicare a chi mi è stato veramente vicino in tutta questa fase di preparazione, mio padre e il mio maestro che mi sono stati all'angolo e mi hanno proprio vissuto sia a distanza mentre ero a Parma che mentre ero qui, e ripeto, in particolare la mia ragazza che nel frattempo si è laureata, ma non siamo riusciti a vivere né il mio traguardo né il suo perché presi dalla preparazione entrambi. Avremo modo di festeggiare durante queste feste, diciamo. Quanti sacrifici sono necessari per preparare un match di questo tipo, a questo Tantissimi. livello? Quando sei focalizzato, non trascuri tutto il resto, trascuri le amicizie, trascuri la famiglia, i sacrifici a tavola, perché per preparare un titolo di Superpiuma, devi arrivarci ad essere un Superpiuma. Quindi sacrifici soprattutto a tavola, il sudore in palestra, e quando ci tieni tanto diventa un chiodo fisso, vai a trascurare tutto il resto. Però ne vale la pena, vista Alla l'adrenalina fine ne è della valsa vittoria. veramente la pena, tutti quei mesi di preparazione, per un attimo di mano al cielo e per una cintura da campione italiano, però ci sta tutto. Ovviamente noi ti auguriamo di proseguire nella tua carriera, di conservare questo titolo e ti auguriamo insomma, i migliori traguardi possibili. Vi ringrazio, vi ringrazio, grazie Grazie. mille.